Ah, cavolo. Dove diavolo sono finita? Ah, è vero, ero sul tetto del Sith e mentre sono scesa sono caduta da qualche parte. Che diavolo di posto è questo? Devo trovarmi sicuramente all'interno delle fogne. Beh, meglio essere preparati allora. Non si sa mai cosa si può trovare da queste parti. Topi giganti, scarafaggi. Si può nascondere di tutto da queste parti. Sì, può nascondersi proprio di tutto. Wow. Questo posto fa più schifo di quanto immaginassi. Ehi, orsetto, sei qui a farti tutto da solo? Quanti cadaveri che ci sono in giro. Magari è tutta gente che era scappata qui nelle fogne quando sono cadute le bombe. Ehi, questo è un sintetico. Però è strano. Sembra molto diverso dai sintetici che ci sono in giro ora. Questo è come se mi stesse fissando. È quasi terrificante. Meglio muoversi allora. Meglio non stare troppo fermi in un'unica zona. E tu? Tu che cosa sei? Perché non reagisci? Sei sicuramente un sintetico, ma è come se non ti avessero completato. Hai solo i muscoli, niente pelle. Tutti i sistemi nella norma. Non credo. Non credo che sia tutto nella norma. C'è qualcosa che non va in te. Forse è un'unità difettosa. Forse è come Nick. Solo una versione più avanzata. Che diavolo sta succedendo da queste parti? Il buon senso mi direbbe di andarmene. Ma in cuor mio, voglio andare avanti e scoprire che diavolo sta succedendo qua sotto. Sembra di aver visto qualcosa muoversi. Sì, qualcosa si muove. È un altro di quei sintetici non ancora completato. Buongiorno. Buongiorno a lei. Lei è sporco di sangue, lo sa? Forse non mi attaccano perché il loro sistema è ancora collegato con quello dell'istituto. Ma è chiaro che qualcosa non va. Voi non siete unità funzionanti, siete degli scarti. Quindi è qua che scartano le unità difettose. È così sbagliato tutto ciò, è quasi crudele. Guardati! Scansione, soggetto identificato. Sei uno scheletro ricoperto di ferro che cammina. Neanche fossimo in un fantasy, veramente. Che diavolo sta succedendo qui? Perché sono tutti in ginocchio? Operatività totale. Questi sintetici hanno divorato degli esseri umani. Forse no. Forse non li hanno divorati. Forse li hanno usati. Buongiorno. Per sentirsi completi. È disgustoso tutto ciò. Quindi è questo che l'istituto fa con gli scarti. Li lascia marcire qui nelle fogne. Guardali, guarda quanti sono. Quanti sintetici può aver creato l'istituto? E quanti di questi sono fallimenti? Quindi è questo il loro modo di rivoluzionare il genere umano? Lasciare gli scarti a morire e a decomporsi qua nelle fogne, nel sottosuolo del mondo che loro non vogliono avere a che fare? Nel sottosuolo che loro dicono essere la loro nuova casa? Tutto così dannatamente sbagliato. Guardali, unità ancora attive lasciate qui a morire. Yamamoto, chi diavolo sei tu? E perché sei viola? Sono per caso lividi questi. L'hanno ammazzata di botte. Non sono solo disertori. Uccidono gli umani e li trasformano in robot. Non è quello che stavamo cercando. Bonnie è stata uccisa. Sto sanguinando molto e non posso più muovermi. La mia testa non è molto chiara. Ho portato a termine molte missioni con successo, ma questa volta è male. Spero che il mio team mi trovi. Trasformano gli esseri umani in robot. Avevo ragione, quindi. Non li stavano mangiando, li stavano usando. Chissà se il suo team ce l'ha davvero fatta. Certo, è utile essere la madre del vostro padre, ma quello che vedo qui è orribile. Guardalo, hanno trasformato un sintetico mettendogli i pezzi di quell'essere umano. Questo è tutto sbagliato. Guarda quante persone hanno ucciso per trasformare due sintetici. Ci deve essere sicuramente un qualche tipo di apertura o uscita che porti all'istituto.
Qui siamo dentro la metropolitana. Guarda, parti robotiche. Quanti cadaveri. Hanno smantellato tutto e tutti solo per avere una vita. Quante persone hanno ucciso. Devo andare più a fondo. Devo scoprire che diavolo sta succedendo qui. Devo capire se c'è qualcosa che li spinge a comportarsi in questo modo. Tale, attenzione, segnalare identificato. Siete terrificanti. Forse è esattamente come dicevo. Forse anche loro vogliono vivere. Ma essendo degli scarti, questa possibilità non gli è mai stata data. Forse stanno solo reclamando il loro diritto alla vita. Ma che diritto c'è di togliere la vita a qualcun altro per renderla propria? Guarda questo quanto è enorme. Niente. Tutte le vie sono chiuse. Questo mi fa ipotizzare solo due cose. O questo è un vecchio centro di smaltimento, oppure l'istituto sa come coprire bene i propri rifiuti. In ogni caso, ho deciso. So cosa devo fare. Ho preso la mia decisione e sono determinata a portarla a termine. Mi libererò di tutti voi. Rapporto di stato. Nessuno di voi potrà uscire da questo posto. Nessuno di voi ne uscirà vivo. Non finché io sono qui. Cosa credi di fare, di spaventarmi? Solo perché sei grosso, eh? Sopravvivenza è maggior danneggiato. Non pensarci neanche. Bingo. Sarai pure grosso, ma i vostri sistemi sono stupidi. Ricordatelo, siete solo degli scarti. Niente più, niente meno. Devo andarmene da qui prima che mi circondino. È molto probabile che dovrò farmi strada combattendo. Ora morirai. Non è un problema. Non lo è stato fino ad ora. E non lo sarà ora. Venite a me, stronzi. Devo porre fine alla tua resistenza. Forza allora. Volete un combattimento? Io vi darò il combattimento che volete. Volevate sentirvi vivi? Beh, la morte fa anche parte dell'essere vivi. Se non si muore, si è immortali. Questo vuol dire non essere veramente persone. Significherebbe essere delle divinità, quello che vogliono essere i vostri scienziatini, eh? Beh, io non sono la vostra madre. Io sono il vostro carnefice. Io sono qua per finire e per fermare gli errori che ha fatto mio figlio. Questo vuol dire che nessuno di voi uscirà mai da questo posto. Siete tutti condannati, stronzi! Forza allora! Volete un combattimento? Volete sentirvi vivi? Benissimo! Io vi darò questa sensazione! Vi farò sentire cosa vuol dire essere veramente vivi! Venite a me allora! Perché non mi combattete, eh? Cos'è, i vostri sistemi di combattimento sono stupidi? Bene allora! Sarò io allora! Combatterò per prima! Benissimo! Mi farò strada fra i vostri stupidi cadaveri! Bene! Vedo che iniziate a capire cosa vuol dire combattere per la propria vita, eh? Bene! E allora non mi trattengo neanche io! Vieni a me! Vieni! Combattimi! Dovresti prendere un'arma se vuoi avere una sola possibilità di sconfiggermi. Dovreste fare anche di meglio. Forza allora! Credete veramente di potermi fermare? Con quei semplici coltellini che avete? Non fatemi ridere! Datemi un combattimento decente allora. Io sono qui per fermarmi. Voi dovreste fare lo stesso. O sbaglio? In qualche modo, tutto questo mi fa sentire così viva. Bene, allora. Volete la vostra libertà?
Dovrete prendervela dal mio cadavere. È il momento di aprirvi in due. Venite, forza! Non volevate uscire? Non volevate la vita? Venite a prendervela, maledetti! Cos'è, avete paura adesso? Beh, non è il momento di avere paura. Quando c'è in gioco la propria vita, dovete giocarvi il tutto per tutto. Dovete fare in modo che ogni singolo sacrificio fatto ne sia valsa assolutamente la pena. Per ogni singola persona morta dovrete pagare 100 volte. E non pensiate che io sia tanto caritatevole quanto il vostro caro papino. Perché non è così. Io non sono buona come lui. Io sono qui per punirvi, per darvi ciò che vi meritate. E nessuno di voi sarà in grado di fermarmi. Uscirò da questo posto. Dovesse costarmi la sanità mentale, io me ne andrò da qui. Con tutto il vostro sangue. Ah, ma cosa dico? Vostro, certo. Come se fosse vostro questo. Terminazione estrema. Combatterli corpo a corpo sta diventando difficile. Forse è meglio tenerli a distanza. Forse è meglio fare in modo che sia l'elettricità a occuparsi di loro. Dove vi nascondete? Non crediate che lascerò qualcuno di voi in vita. Devo fare in modo che tutti loro scompaiano. Ci siamo quasi. Tra poco saremo fuori. Rilevati segnali ostili. Sì, hai rilevato bene. Ma sai cos'altro hai rilevato? La tua terminazione. Quest'arma è perfetta per tenerli a distanza ora. Quante vite sacrificate in nome della scienza. Quante stupidaggini si raccontano. Attacco il nemico. Tu sei l'ultimo. Perfetto. Credo non ce ne siano altri. Eccoci di nuovo all'uscita. Mi sbagliavo. Pensavo che, in un qualche modo, avrei potuto accettare tutto ciò. Ma non è così. Ho sbagliato a credere che c'era forse del buono in tutto questo. Che stupida che sono stata. Ora so cosa devo fare. Maxon, avevi ragione. Non c'è posto qui per l'istituto. Sono entrata, ho visto che cosa fanno. Ho visto anche oltre quello che fanno. Ho visto quello che hanno fatto e so quello che faranno. Nonostante lì si trovi mio figlio, non posso accettare tutto ciò. Ho saputo che la dottoressa lì sta tornando da noi. Quanto credi sarà disposta a collaborare? L'ho convinta che il vero nemico è l'istituto, non la confraternita. L'ho convinta che il vero nemico è l'istituto, non la confraternita. Ottimo lavoro, cavaliere. Non appena la dottoressa Lee salirà a bordo del Pridwen, la interrogheremo. È rimasta sotto l'influenza dell'istituto negli ultimi 10 anni. Non possiamo correre rischi. Hai ragione. Credo tu sia in possesso di dati importanti che il censore Ingram sta attendendo con impazienza. Va subito a consegnarglieli. Hai fatto ancora una volta un ottimo lavoro, cavaliere. Puoi andare. Grazie, Maxon. Vado subito. Commonwealth non ti piace? Dovresti vedere la zona contaminata della capitale. Hai ragione. È una merda quella.